Ho un nuovo posto su un luogo di lavoro, un sindacato che in Toscana a Pisa vede aumentare i propri iscritti nel 2011. Questo primo dato come lo giudica? Beh, intanto lo giudico positivamente, credo sia da un lato effetto anche della crisi, delle preoccupazioni che ci sono, però è anche effetto di una scelta di maggior presenza nei territori e nei luoghi di lavoro. Lo è in funzione pubblica, in particolare in sanità, rispetto a una lunga stagione di difesa dei diritti dei lavoratori rispetto al governo precedente che li ha attaccati ampiamente, e anche perché per esempio in un luogo come questo finalmente si potrà votare per l'RSU dopo un lungo rinvio, e quindi riaffermare il diritto democratico dei lavoratori di scegliere i propri rappresentanti. Inizia oggi la campagna elettorale per l'RSU, ritardo di un anno, un luogo dove storicamente il 50 e poco più va a votare. Qual è l'invito che giunge dal sindacato? L'invito è soprattutto quello di partecipare, poi ovviamente anche quello di votare per la mia organizzazione, ma fondamentalmente quello di partecipare. È una stagione che è stata molto difficile per i lavoratori pubblici, che hanno visto che gli è stato sottratto il diritto a rinnovare il contratto, il diritto alla contrattazione, che sono stati, come dire, oggetto di un esplicito attacco da parte delle politiche, fino a metterli contro gli altri lavoratori, facendo affermazioni di non valore del lavoro pubblico. Il primo grande strumento che hanno lavoratori e lavoratrici è appunto quello di votare, di scegliere i propri rappresentanti e riaffermare il fatto che essere nei luoghi di lavoro, fare la contrattazione, decidere delle condizioni di lavoro è la prima fondamentale risposta perché il lavoro sia positivo. Ieri al tavolo con il governo si è parlato anche di reddito minimo, ma pare che non ci siano le risorse. La CGIL porrà di nuovo questo punto? Guardi, dire che ieri si è parlato di reddito minimo richiede una spiegazione, perché ormai al termine reddito minimo si attribuiscono significati molto diversi. Per come abbiamo capito l'intenzione della ministra ieri, in questo caso stiamo parlando di un reddito minimo di inserimento per fasce particolarmente in difficoltà della popolazione, che il nostro paese abbia bisogno di misure di contrasto alla povertà non c'è dubbio, ma non finanziate non sono particolarmente utili.